Nell'estate 2023 la scena eSports ha vissuto uno dei cambiamenti più epocali della sua storia, l'arrivo di Counter-Strike 2. Nonostante appaia come un semplice nuovo capitolo, l'addio a Counter-Strike Global Offensive rappresenta un momento significativo per quello che è stato uno degli eSports più seguiti di sempre e che continua a esserlo, come ha dimostrato recentemente anche l'Intel Extreme Masters di Katowice. Per chi è magari abituato a vivere i nuovi capitoli di un videogioco come un contenuto totalmente differente e originale, lo stesso non avviene negli eSports. Come è successo per Overwatch 2, come annunciato poche settimane fa che accadrà per Smite 2, anche per Counter-Strike 2 il nuovo capitolo non cambia di fatto il gioco, ma ne consegna ai suoi utenti una copia graficamente aggiornata. Mappe più nitide, effetti dei fumogeni o delle bombe incendiarie più realistici, un motore grafico, il Source 2, che permette di vivere un'esperienza più moderna di un videogioco che aveva ormai superato i 10 anni di età. La sostanza però non cambia. 5 giocatori da un lato, 5 giocatori dall'altro, che devono impersonificare i terrorist e i counter-terrorist che si sfidano nell'arco di 12 round per poi invertire i ruoli nei successivi 12 round, o finché una delle due squadre non arriva a 13 round vinti. I primi, i terrorist, per vincere un round devono eliminare l'intera squadra avversaria o piazzare la bomba e farla esplodere. Dall'altra parte, i secondi, i counter-terrorist, vincono il round se eliminano i componenti del team nemico, evitano che venga piazzata la bomba o la disinnescano una volta che viene piazzata. Una componente, però, non è mai cambiata in questo gioco, che rappresenta di fatto una simulazione di guerra, o forse, sarebbe meglio dire, di guerriglia urbana, che i 10 personaggi sono tutti must. Io sono Francesco Deugevo Lombardo e questo è eSports Ready, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. Se prendiamo un titolo come Overwatch o Rainbow Six Siege o anche il più recente Valorant, rimanendo nella sfera degli FPS e dei tactical shooter, questi tre titoli hanno in comune che tra i vari personaggi utilizzabili sono presenti sia uomini che donne. Che il gamer in questione sia uomo o donna o altro può sentirsi facilmente rappresentato o rappresentata. Su Counter-Strike, invece, in cui i personaggi sono di fatto tutti quasi uguali, senza abilità diverse e dove conta solamente saper sparare, con Valve che ha sempre puntato sull'essenzialità del proprio titolo, sia i terroristi che i counter-terrorist sono tutti maschi. Eppure la scena femminile di Counter-Strike è decisamente florida, con leggende del calibro di Giuliano, Ana o Viku, solo per citare i nomi più importanti. La stessa Valve ha costruito e proposto negli anni diversi circuiti competitivi tutti al femminile per promuovere l'inclusività delle giocatrici e permettere loro di competere su un circuito dedicato, anni prima che Riot Games pensasse anche solo di proporre il Game Changers su Valorant. Le giocatrici dell'attuale team femminile degli Astralis, una delle organizzazioni più rinomate nella scena di Counter-Strike, sia al femminile che al maschile, non credono però che sia sufficiente. Josephine Jensen, insieme alle sue compagne di squadra, ha scritto una lettera aperta a Valve, inviata il 24 gennaio privatamente e pubblicata poi sui social il 28 febbraio, poco più di un mese dopo. Il problema rilevato da Josephine è che tutte le skin di default di Counter-Strike sono maschili, mentre per avere una skin femminile dei personaggi è necessario comprarle. Secondo le giocatrici degli Astralis, questo non è nient'altro che sessismo. GG guys, bye bye. Yellow? Fuck you, woman. Yellow, I'm sorry that no woman likes you. You're so cringe, bro. Get therapy, get help. Get a penis, man. What? Oh my god. In questo momento ci sentiamo come degli spettatori a una festa, non invitati che da fuori guardano gli altri divertirsi, ha raccontato Josephine, che ha proseguito. Utilizzare la skin di un agente femminile costa un extra,
mentre le skin di default dei personaggi sono tutte maschili. Non sappiamo perché sia così, ma sappiamo che è decisamente ingiusto e poco elegante. Non ci fa sentire benvenute. Ciò che sentiamo è che questa decisione supporta il sessismo già presente nei videogame. Secondo Josephine, non ci dovrebbero essere differenze di costo tra gli agenti, almeno per le raffigurazioni di base. Secondo lei e le sue compagne di squadra, avere più personaggi femminili incoraggerebbe più donne a giocare a Counter-Strike, come ad esempio succede su Overwatch o Valorant, dove la componente femminile è decisamente più alta e presente. Tuttavia, non tutte le giocatrici sembrano essere del tutto d'accordo. Donna, player e streamer di Counter-Strike, punta piuttosto il dito contro i comportamenti tossici e sessisti dei giocatori che non vengono puniti a dovere da Valve, e che sono la ragione principale per cui le gamer, anche qualora si avvicinino a Counter-Strike, non rimangono per molto. Per molte altre ragazze che sono intervenute nella discussione, è anche un fattore etico, un messaggio di uguaglianza che andrebbe portato avanti. Frankie Ward, host e intervistatrice eSports, ha pienamente e pubblicamente sostenuto la lettera. Penso che avere accesso a un'ampia varietà di personaggi giocabili, anche femminili, sia un modo per incoraggiare più persone a giocare a quei videogiochi. Il punto sembra essere semplice. Avere dei personaggi femminili di default potrebbe portare più ragazze a competere su Counter-Strike, ma al tempo stesso devono essere prontamente e correttamente puniti quei comportamenti tossici e sessisti per creare un ambiente sereno dove le giocatrici possono competere e divertirsi. Al momento, però, Valve non sembra essere intenzionata ad accontentare le richieste. Una risposta, attualmente, non è ancora arrivata. eSports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo. Le musiche sono di Mattia Lombardo. Le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.